Che cos'è Exodus? Quali popoli abitano questo pericolosissimo pianeta? E in che modo la loro struttura sociale riesce a sopravvivere ai numerosi perigli che questo mondo nasconde? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Creature of Exo, il TCG italiano targato Emanuele Riva, ha avuto uno sviluppo verticale che lo ha portato a migliorare le proprie carte da gioco sia nell'aspetto che nel layout. E come poteva mancare in un GCC che si rispetti anche una lore, che attraverso le sue pagine narri le storie, mostri quali popoli abitano Exodus? A tal proposito, quest'oggi parleremo di una razza in particolare che vive sulle terrificanti lande del pianeta ideato da Riva, gli umani, e per farlo ci è venuto a dar manforte Emiliano Canò, doppiatore professionista di origini romane che ha al seguito un curriculum di tutto rispetto. Ve lo lascerò in descrizione se vorrete contattarlo. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la razza degli uomini che popolano le terrificanti lande di Exodus. Andiamo a dargli un'occhiata. Il mondo di Exodus è cupo e spoglio, pieno di mostri che vagano per le sue terre. Alcuni uomini privilegiati vivono nella culla, nuotando nel lusso e fra i vizi di un'enorme cittadella lontana dai problemi del mondo. Il resto delle terre fuori dalla culla è controllato dalla massima autorità politica e militare, i cavalieri, uomini dotati di poteri immensi e con il permesso di scegliere fra vita e morte di ciascun abitante. Guidati dalle signore della guerra Rosa Bianca ed Iris Nero, tengono a bada creature eternamente affamate, alcune un tempo umane ed ora corrotte e deformi, senza anima e guidate dal puro istinto, conosciute anche come vacui. Umani. Gli umani, la razza più numerosa che infesta il mondo di Exodus. Prede del mondo cupo pieno di mostri ed entità maligne, ma abili nell'adattarsi, costruire e combattere. La parte ricca di loro si rintana, sguazza nell'oro e nella fortuna, riuniti in una città chiamata La Culla. In realtà le storie narrano che la culla non sia altro che un cratere formatosi dalla caduta della città stessa, un tempo volante. Si dice che la città cadde per via di uno scontro tra due draghi stellari, che urtarono l'enorme cittadella nel cielo facendola precipitare. Dei draghi tuttavia non si ha alcuna traccia, né tantomeno gli abitanti hanno ricordi dell'avvenuto. Sembra quasi che l'avvenimento della caduta sia celato nel mistero. Si sa solo che da quando la culla cadde sulla terra, tutti i suoi abitanti umani iniziarono ad avere strani comportamenti, quasi come se una potente magia li avesse corrotti. I meno ricchi di loro vivono fuori dalla culla, sotto un regime militare che punta a difendersi dagli orrori. Gli umani sono intelligenti e incredibili ingegneri, tuttavia ciò che li circonda è spesso fuori dalla loro portata. In un mondo dove numerose razze si interfacciano pacificamente ed altre con intenti bellici, gli umani sono di sicuro quelli più adattivi, capaci di sopravvivere anche in situazioni di forte disagio. Oltre alla mia razza comunque, mia perché sono letteralmente all'interno di questo gioco con una mia carta dedicata, vi lascerò il link al video qui sopra così potrete recuperarlo, ci saranno anche Nephilim, biomacchine, demoni, vacui con i loro orrori e draghi. Prima di concludere volevo ringraziare Emiliano Canova per averci prestato la sua voce per questa lore. Di certo Creature of Exo sta crescendo e sempre più giocatori si stanno appassionando alle sue dinamiche tetre e cupe che non lasceranno via di scampo a chiunque prenderà alla leggera le leggi che lo regolano. E voi siete interessati a saperne di più sulle razze che hanno dato i natali alle carte più iconiche di questo TCG? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.